Ci sono diversi modi di concepire una vacanza. C'è chi sceglie mete sempre diverse e programmi che non danno quasi tregua, e chi invece stessa spiaggia, stesso mare, proprio come dice la canzone. La stessa località e spesso lo stesso albergo, perché quando stai bene in un posto è un piacere sentirsi a casa, coccolati. Ed è un piacere ritrovarsi negli anni come amici, ospiti e gestori. Lo può ben dire Renato Martin, che è cresciuto alla riva mare di Jesolo, l'albergo di famiglia che oggi gestisce con la stessa passione di chi lo ha preceduto. Certo, è ormai la terza generazione, ha iniziato mia nonna, poi i miei genitori e adesso sono io che porto avanti l'azienda di famiglia. È un'attività che appunto è diventata un po' la nostra casa, siamo cresciuti anche con i fratelli e i nostri amici, molti sono proprio i nostri clienti, quindi molti tornano da più di 40-50 anni, quindi ci troviamo anche con i propri figli, eccetera. E quindi è una sorta di club, una sorta di grande famiglia che naturalmente diventa anche un lavoro, insomma. Nel corso degli anni l'hotel si è rinnovato, adeguando i suoi standard ad una clientela sempre più esigente, forte di quei doni preziosi dati dalla sua posizione naturale, situato, proprio come dice il nome, davanti al mare e dotato anche di una spiaggia privata e di un'elegante piscina per chi preferisce l'acqua dolce e riparata. Nella terrazza del Rivamare potrete gustare il vostro aperitivo accarezzati dalla brezza. E se siete in vacanza con i vostri figli in tenera età, non dovrete preoccuparvi perché l'hotel dispone di un'area pensata proprio per loro, con animatori che penseranno a farli divertire, mentre voi potrete rilassarvi, oppure fare una passeggiata sul lungomare o usufruire della sala wellness dell'hotel. Fiore all'occhiello tra i servizi del Rivamare è senza dubbio la cucina, raffinata e con ingredienti di prim'ordine. Teniamo molto alla qualità dei prodotti, al servizio, all'accoglienza e quindi al modo in cui tutto lo staff del nostro albergo riesce a coinvolgere il cliente e lo fa sentire proprio come a casa sua. Tanti tedeschi lo abbiamo sentito, ma non solo, si parla anche russo? Sì, da ormai da parecchi anni c'è una buona componente di clientela russa che si è affezionata anche alla nostra struttura, al nostro albergo, tornano diciamo assiduamente e ci danno quindi quella componente diciamo, completa di turismo internazionale, oltre naturalmente al turismo di casa nostra o quello mitteleuropeo. Jesolo e il Veneto sono una meta da continuare a scoprire ed ecco un altro motivo che rende una vacanza ogni anno diversa, perché accanto allo shopping, alla vitalità di questa straordinaria città e alla sua naturale vicinanza con Venezia, c'è un entroterra incontaminato da visitare, magari con escursioni in bicicletta, e tutte le altre incantevoli città e località a pochi chilometri. E questo dà la possibilità comunque di vivere sia il mare, sia lo shopping e quindi la città, ma anche l'entroterra, che è un entroterra ricco dal punto di vista anche ambientale, pensiamo alle escursioni anche cicloturistiche eccetera. Ma vicino a noi ci sono naturalmente le città più importanti del Veneto, da Treviso a Padova, Lago di Garda, Vicenza, quindi c'è la possibilità per un turista che viene anche da molto lontano di poter visitare veramente una realtà fondamentale anche per capire qual è il significato, la storia, la tradizione di questa regione. Pensieri per il futuro dopo 50 anni? So che c'è un altro bambino, quindi continuare così? Beh, insomma, intanto è ancora piccolo, ma comunque vedo che si appassiona anche lui all'attività. Piace fare l'animatore, aiuta gli animatori con i bambini, eccetera. Quindi speriamo che si appassioni e possa continuare quindi la nostra tradizione.